Qualsiasi dipendenza è tale quando appunto incide profondamente sulla vita sociale e lavorativa del soggetto. Questa è la definizione del famoso DSM, cioè del manuale diagnostico dell'Associazione dei Psichiatri Americani, ed è una definizione estremamente pratica, nel senso che nel linguaggio quotidiano spesso anche le mamme si preoccupano, ad esempio, che i figli siano diventati dipendenti dal telefonino o dal computer o da internet. In realtà questo modo di dire deve essere suffragato da un'effettiva rilevazione della modificazione dello stile di vita del ragazzo, cioè nel senso quando il ragazzo è diventato appunto talmente legato all'uso di queste apparecchiature, ad esempio del telefonino, da non avere più un buon rendimento a scuola, da ridurre addirittura le sue amicizie, da avere un'interferenza sulla sua vita appunto sociale e lavorativa, in questo caso lo studio per un ragazzo adolescente, possiamo dire che c'è uno stato di dipendenza. Altrimenti si tratta di un uso magari eccessivo, si tratta di un uso comunque smodato, ma non siamo di fronte a una dipendenza. Altra affermazione interessante che ho estratto da un altro articolo è quella che dice: quando una droga allevia il dolore, facilita il sonno o stimola l'attenzione, è possibile che qualcuno manifesti un certo interesse per questa sostanza. La droga, infatti, è, secondo la concezione psicanalitica, quindi l'uso di sostanze, è una difesa da stati affettivi dolorosi. Quindi perché abbiamo e abbiamo sempre avuto, fin dai tempi di Noè, problemi con l'uso di sostanze di tutti i tipi? Perché queste sostanze vengono usate proprio perché il soggetto scopre casualmente o sul consiglio di altri che queste sostanze lo fanno star meglio, semplicemente. Quindi l'assunzione di queste sostanze provoca un piacere oppure allevia un dolore o facilita determinati stati d'animo, e questo è la leva motivazionale, lo scopo per il quale poi il soggetto continua a usare queste sostanze. Ma siamo tutti dipendenti allora, o nessuno è dipendente se non quelli che vengono curati dai servizi per dipendenze? Anche questo è un concetto che va chiarito. La dipendenza è su una linea continua, cioè non c'è una dipendenza o una non dipendenza. Ci sono diversi stati di dipendenza, quindi c'è un livello diverso di gravità. Secondo alcuni autori, dipendenza e indipendenza sono appunto su una stessa linea, con due poli, in cui noi oscilliamo continuamente fra un polo e un polo e l'altro. Un altro esempio da salotto, diciamo, o da conversazione quotidiana è la dipendenza dal proprio partner, no? Moglie o marito che sia. Anche qui il concetto può essere vero o non vero fino a un certo punto. Qual è il punto? Quello in cui effettivamente tutti quanti noi, se viviamo un rapporto di coppia felice, sereno, siamo soddisfatti di stare con il nostro partner. Quando è che si può parlare di dipendenza dal partner? Quando questo stare insieme al partner diventa l'unica forma esclusiva di vita dell'individuo. Quindi quando anche in determinate necessità che si possono prefigurare nel corso della vita, uno dei due membri della coppia non riesce a staccarsi e a separarsi nemmeno per poche ore magari dal proprio partner. Ecco che un rapporto sereno di coppia può diventare un rapporto di dipendenza. Anche questo è tratto dal linguaggio quotidiano, ma un correlato, un rapporto con una realtà anche clinica. La metafora che si usa in questi casi è quella del mucchio di sabbia, cioè un granello solo non basta a configurare un mucchio di sabbia, 100 granelli nemmeno, ma alcuni milioni di granelli possono far diventare l'insieme di questi granelli mucchio di sabbia. Ecco quindi che il concetto di dipendenza è un concetto quantitativo in cui da un certo tipo di legame si può passare piano piano poi a un legame troppo stretto, troppo soffocante, un legame appunto di dipendenza. Quando è che noi sviluppiamo la capacità di essere o non essere dipendenti? Sì, questa capacità si matura con lo sviluppo psicologico a partire dai primissimi giorni e poi mesi di vita. Bowlby è uno degli autori più famosi che ha studiato il legame di attaccamento e quindi poi la patologia del legame di attaccamento, che è la dipendenza.
e da questo legame parte tutta la struttura del soggetto che potrà poi nell'età adulta sviluppare o meno una dipendenza. L'attaccamento è infatti un fenomeno fisiologico, fenomeno che ha a che fare con la necessità del bambino di appunto dipendere, di essere legato alla madre, fino al momento in cui poi nel corso dello sviluppo psicologico questo legame pian piano si scinde, il bambino diventa ragazzo, adolescente, poi adulto, pian piano comincia, diciamo, a camminare con i suoi piedi, con le sue gambe e comincia a staccarsi dalla madre. Ecco che pian piano si è maturato appunto un legame che prima era di attaccamento sano, che possiamo anche poi in qualche modo definire fisiologico, diventa poi pian piano un legame di indipendenza, quindi di autonomia, di formazione della propria personalità. A proposito di personalità, secondo alcuni autori, non tutti sono d'accordo, però esiste la personalità dipendente. Noi sappiamo, anche qui vado molto rapidamente, che la personalità è quello che poi viene definita anche carattere nel linguaggio comune, è un po' la struttura dell'individuo, quella con cui l'individuo si rapporta con gli altri e con se stesso, no? Quindi la lente di ingrandimento con la quale noi guardiamo la realtà del mondo. E anche qui, sempre rifacendoci al linguaggio quotidiano, abbiamo i pessimisti, gli ottimisti, abbiamo i superficiali, insomma tutti i termini che noi usiamo per definire la personalità vanno bene appunto per inquadrare i vari tipi di personalità. Questi termini non vengono usati, non tutti perlomeno, nella clinica, si parla di disturbi di personalità di un certo tipo. All'interno però di questi disturbi di personalità esiste anche la personalità dipendente. Da che cosa è caratterizzata la personalità dipendente? Da una difficoltà a prendere decisioni autonome, da una tendenza a delegare responsabilità, da una difficoltà a svolgere progetti o a iniziare progetti in autonomia, da una continua tendenza a cercare supporto e approvazione degli altri e da un'altrettanta continua tendenza a non voler stare da soli. Ecco quindi che le personalità dipendenti, anche qui voi sicuramente le avrete incontrate, sono quelle che in qualche modo fanno fatica o non riescono comunque ad avere iniziative autonome e a staccarsi da un legame con un'altra persona significativa, che sia il marito, la moglie, il padre, la madre, un amico, un'amica, tutte le volte che hanno delle difficoltà, tutte le volte che devono intraprendere un'iniziativa autonoma. Io credo che il concetto di dipendenza quindi sia un concetto che si possa applicare un po' alla vita quotidiana, oltre che alla clinica e alle gravi patologie di tossicodipendenza, alcoldipendenza, e che tutte le situazioni possono, con tutte le situazioni piacevoli perlomeno, possono configurare un quadro di dipendenza. Concludo questo breve excursus sul concetto di dipendenza con un'altra citazione di Zoya, psicanalista junghiano, che dice: se davvero la base dell'iniziazione alla dipendenza sta un bisogno di trascendersi e una nostalgia del sacro, allora anche la liberazione da essa può essere raggiunta con un salto qualitativo corrispondente che trascenda la precedente situazione. Qui sta forse la radice del fallimento di tante terapie per la dipendenza. Non si può solo eliminare qualcosa, bisogna proiettare il soggetto verso una dimensione completamente nuova, che è quella appunto dell'autonomia. Grazie.